Allora, fino a questo punto del corso ci siamo concentrati sull'analisi del campo di moto mediante relazioni tipo globale. Relazioni tipo globale che sostanzialmente ci hanno consentito, come abbiamo visto, di risolvere una serie di problemi, ma che ci permettono di analizzare il nostro sistema solo relativamente a volumi di controllo finiti. Vale a dire che nell'analisi caratteristica di un volume di controllo, l'interno del volume di controllo è in generale trattato come una sorta di scatola nera. Non andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede all'interno del nostro volume di controllo, ma esaminiamo semplicemente quelli che sono gli effetti globali sul nostro sistema. Un esempio di questo è l'analisi del principio di conservazione della quantità di moto che abbiamo fatto per valutare la spinta su una pala esercitata da un getto. In quel caso non siamo andati a determinare le pressioni punto per punto sulla mia pala, ma siamo stati in grado, attraverso una relazione di carattere globale, di pervenire alla valutazione dell'azione complessiva che il getto esercitava sulla pala. In molte applicazioni questo tipo di analisi è sufficiente. Cioè, in molte applicazioni l'analisi fatta per volumi di controllo e quindi per equazioni globali è sufficiente. Tuttavia, in altre situazioni risulta necessario conoscere i valori di velocità, i valori di pressione, punto per punto all'interno del nostro sistema. Per costruirci uno strumento in grado di effettuare questo tipo di valutazione, questo tipo di analisi, dobbiamo ovviamente passare da quella che era un'analisi globale a un'analisi di tipo differenziale, cioè alla scrittura di equazioni, come le abbiamo chiamate, indefinite, cioè equazioni valide a livello puntuale, che ci consentano di esaminare che cosa succede nel nostro sistema punto per punto. Ovviamente dal punto di vista matematico, mentre le equazioni globali sono equazioni tipo integrale, che poi come abbiamo visto in realtà integriamo direttamente e trasferiamo in equazioni algebriche, le equazioni che vengono fuori dall'analisi differenziale del campo di moto sono ovviamente equazioni differenziali. Visto che poi i nostri problemi sono in generale multidimensionali, perché lo spazio fisico è ovviamente tridimensionale, e in ogni caso, anche se consideriamo delle semplificazioni dello spazio fisico bidimensionali oppure monodimensionali, esiste poi sempre un'altra variabile nei nostri problemi, che è il tempo. Quindi i nostri problemi sono sempre multidimensionali. Essendo i nostri problemi sempre multidimensionali, ovviamente ne viene fuori che le equazioni differenziali che costruiamo per l'analisi differenziale del campo di moto saranno equazioni differenziali alle derivate parziali. Questo per renderci conto che poi gli oggetti matematici che costruiamo non sono indipendenti da quelli che in realtà vogliamo fare. Giusto per capirci un po' meglio, vabbè, questo sarebbe dovuto partire, ma lasciamo stare. Pensiamo al processo di riempimento di un serbatoio. Ovviamente possiamo analizzare il processo di riempimento di un serbatoio in maniera globale scrivendo l'equazione di conservazione della massa. Vale a dire che ovviamente le variazioni di livello del serbatoio sono ovviamente funzione della portata che entra nel serbatoio attraverso la tubazione di ingresso, per cui possiamo scrivere banalmente un'equazione di bilancio che ci consentirà istante per istante di conoscere il livello del serbatoio. Se tuttavia volessimo conoscere i dettagli di quello che è l'impatto del getto idrico che viene dalla tubazione del serbatoio, ovviamente avremmo quelle equazioni globali, non ci servirebbero a nulla, ma avremmo necessità di scrivere delle equazioni differenziali valide a livello puntuale. Allora, noi oggi ci poniamo alcuni obiettivi fondamentali. Innanzitutto quello di comprendere come derivare le equazioni differenziali che rappresenteranno la conservazione della massa e della quantità di moto per un fluido. Queste equazioni daranno luogo a quelle che in generale chiameremo equazioni da Navier-Stokes, cioè che sono le equazioni che riteniamo in generale più generali per lo studio del moto di un fluido. Poi cercheremo di capire alcune caratteristiche qualitative del campo di moto, per poi
capire anche come queste equazioni Aristotelesche, queste complesse equazioni differenziali di aree parziali non lineari, possono in alcune situazioni molto particolari dar luogo anche a soluzioni tipo analitico, che in certe situazioni hanno comunque un notevole interesse pratico, per esempio nei problemi di amplificazione, ne parliamo un po' più avanti. Bene, partiamo dall'equazione di conservazione della massa. Ovviamente ci ricordiamo che la nostra formulazione delle equazioni globali, dei principi di conservazione globali, deriva dal teorema del trasporto di Reynolds. No, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i nostri principi fisici di conservazione relativi a sistemi fisici, e li abbiamo trasformati attraverso il teorema del trasporto di Reynolds in leggi valide per volumi di controllo. Il principio di conservazione della massa più un volume di controllo si scrive nella forma rappresentata dalla lavagna, dove CV rappresenta il volume di controllo e CS rappresenta la superficie di controllo, cioè la superficie è il mio volume di controllo. Ora, l'equazione di conservazione della massa in forma globale si scrive in questa maniera. Questo termine rappresenta la variazione di massa all'interno del mio volume di controllo, questo termine rappresenta il flusso di massa attraverso i contorni del mio volume di controllo. Questa è l'equazione più generale che abbiamo scritto, poi l'abbiamo particolarizzata per esempio per le correnti e così via. Insomma, abbiamo visto tutta una serie di esempi. Bene, ora a partire da questa equazione globale vogliamo pervenire invece a una formulazione indefinita, cioè una formulazione valida a livello puntuale. Per questo vedremo sostanzialmente due metodi, uno che parte da questa equazione e un altro indipendente che parte direttamente dal principio di conservazione della massa. Possiamo fare la stessa cosa anche per la conservazione della quantità di moto, ma sarà un po' più complesso, per cui lo vediamo direttamente solo per la conservazione della massa. Bene, attraverso il teorema di divergenza, il teorema di Gauss, possiamo opportunamente trasformare l'equazione di conservazione della massa che vediamo qui scritta. In che maniera? Il teorema della divergenza ci permette sempre di trasformare un integrale di volume in un integrale di superficie. In particolare, il teorema della divergenza ci dice che se io sto facendo un integrale di volume e l'integrando può essere scritto come la divergenza di un vettore, allora questo integrale è pari al flusso attraverso la superficie di questo vettore. Ci siamo? Questo è il teorema della divergenza, il teorema di Gauss, che ben conoscete dai corsi di analisi. Però questo teorema della divergenza c'è molto utile nel caso che stiamo esaminando, perché nel caso che stiamo esaminando noi abbiamo un integrale di volume e un integrale di superficie. Il teorema della divergenza ci consente di omogeneizzarli. Perché? Perché se quella è l'equazione di conservazione della massa, quella che avete lì sopra, allora noi al secondo membro abbiamo di fatto il flusso del vettore ρ per v, no? Allora, applicando al contrario il teorema della divergenza rispetto a quello scritto prima, il flusso del vettore ρ per v attraverso la superficie A di contorno del volume V può essere scritto come l'integrale di volume della divergenza del vettore ρ per v immediatamente. Pertanto scrivo integrale di volume di ρ in dt in d volume più integrale di volume di divergenza di ρ per v in d volume, e poiché la somma degli integrali è pari all'integrale della somma, posso scrivere che l'integrale di volume di quell'elemento in parentesi quadra in dv è uguale a 0. Ora, questo integrale deve essere 0 per qualunque volume di controllo. Ci siamo? Se questo integrale deve essere 0 per qualunque valore di volume di controllo, io comunque pigli il volume di controllo, questo integrale deve essere 0, ovviamente non può che essere nullo integrando. Ci siamo? Che non c'è altro modo di consentire che qualunque sia il volume di controllo l'integrale faccia 0. L'unico modo è che
l'integrando sia 0, ne viene fuori del rho in dt più divergenza di rho per v uguale a 0. Ci siamo? Che è tutto sommato che è la stessa equazione che abbiamo ricavato applicando, lavorando su un volumetto infinitesimo, lavorando su un volumetto infinitesimo e applicando la conservazione della massa. Ci siamo? Ovviamente la stessa cosa, vi ricordo, si può ottenere a mezzo di un bilancio di massa fatto su un volumetto infinitesimo. No? Se consideriamo un volumetto infinitesimo e consideriamo i flussi di massa attraverso le superfici di contorno del volumetto infinitesimo e ignoriamo i termini di ordine superiore a dx, possiamo scrivere i nostri flussi di massa attraverso tutte le superfici di contorno del mio volumetto. In particolare troviamo dei termini che sono come quelli scritti nella parte di sotto della lavagna. Ora, andando a fare questo sviluppo su tutte le facce del mio volumetto di controllo, che cosa viene fuori? Viene fuori che se rho per u è il valore di densità per velocità al centro del mio volumetto di controllo, allora su questa faccia sinistra, a distanza di x mezzi, si scrive rho per u meno del rho per u dx per dx mezzi, e poi per la superficie. Allo stesso modo per la faccia destra. Ovviamente la differenza fra i due è del rho per u in dx, per dx e poi per dx. Faccio lo stesso su tutte le sei facce del mio volumetto di controllo, sto sostanzialmente applicando il bilancio di massa al mio volumetto di controllo, vado a scrivere quello che è il flusso di massa complessivo attraverso le sei facce del mio volumetto di controllo. Questo lo faccio velocemente anche perché è un tipo di sviluppo che abbiamo già visto in alcune lezioni precedenti e fra l'altro lo trovate ben ricordato. Che cosa viene fuori? Viene fuori che la portata massica entrante nel volume di controllo e la portata massica uscente sono queste, che mi consentono ovviamente di fare la differenza. Ora devo scrivere che il saldo fra la massa entrante e la massa uscente è pari alla variazione di massa nel mio volume di controllo. Variazione di massa nel mio volume di controllo che si scrive del rho in dt per dt, ma questo l'abbiamo passato dappertutto, dx, dy, dz, è uguale a meno del rho in dx, dx, dy, dz e così via. E dividendo anche per il volume di controllo viene fuori questa espressione, ovvero direttamente questa, che è la stessa espressione che abbiamo ricavato in precedenza. Di fatto riotteniamo la stessa relazione che abbiamo ottenuto applicando il teorema della divergenza alla nostra equazione integrale, ma stavolta abbiamo fatto il bilancio di massa direttamente su un volumetto di controllo infinitesimo. Ovviamente il risultato non può cambiare. Ora, chiaramente l'equazione può essere un pochettino ristrutturata, in particolare l'equazione si può scrivere anche ovviamente si può sviluppare il prodotto, si può sviluppare la divergenza di rho per v, che ovviamente viene scritta come v scalare il gradiente di rho più rho per la divergenza di v, no? Sviluppo questa derivata. Ovviamente il primo termine rappresenta la derivata totale di rho rispetto al tempo, in quanto il primo termine rappresenta la derivata parziale di rho, la derivata locale di rho, mentre il secondo termine rappresenta la derivata convettiva di rho. Possiamo quindi scrivere derivata totale di rho rispetto al tempo più rho divergenza di v uguale a 0, o anche in questa forma si fa più piacere, è più o meno la stessa cosa. Ora,
ovviamente la stessa equazione che abbiamo scritto in forma vettoriale poi può essere rappresentata in differenti sistemi di coordinate, in coordinate cartesiane come abbiamo detto, ma in altre situazioni può risultare più conveniente scriverla in altre forme di coordinate, per esempio in coordinate cilindriche e così via. Questa cosa torna molto utile nel momento nel quale affrontiamo problemi con particolari simmetrie. Per esempio vogliamo studiare un modulo dentro una condotta, in quel caso le coordinate cilindriche sono sicuramente più convenienti delle coordinate cartesiane e così via. Ovviamente dobbiamo ricordarci come si scrive l'operatore di divergenza degli altri in coordinate cilindriche o in coordinate sferiche a seconda del problema particolare che stiamo affrontando. Questo per esempio è l'equazione di conservazione della massa scritta in coordinate cilindriche, dove le coordinate cilindriche sono R e teta, che vanno a caratterizzare la posizione, che vanno a caratterizzare la posizione del mio punto, oltre ovviamente alla coda z. Ora lasciamo stare un attimo le differenti rappresentazioni che sono, lascio un attimo anche il tempo che trovo, e andiamo un po' a quella che è la fisica di questi processi. Parliamo di quello che è un processo di moto stazionario. In un processo di moto stazionario ovviamente risulta nulla la derivata locale di rho rispetto a t, e pertanto l'equazione di conservazione della massa si scrive divergenza di rho per v uguale a 0, che poi ovviamente può essere scritta in forma cartesiana in coordinate cilindriche o in altri sistemi di coordinate, ma qui non stiamo a divagare. Quello che mi interessa è sottolinearvi come in realtà sia conveniente in generale utilizzare la scrittura vettoriale di questo tipo, perché questa mi consente di rendermi un po' indipendente dal riferimento, poi solo nel momento nel quale devo effettuare materialmente i calcoli mi conviene poi cavare nel particolare riferimento prescritto l'equazione. Se invece il nostro fluido è incomprimibile, ora sia in modo stazionario sia non stazionario, è chiaro che rho non cambia, quindi del rho in dt è costantemente zero, ma inoltre rho è una costante quando è fuori dal segno di derivata. Mi trovo rho divergenza di v uguale a 0, cioè divergenza di v uguale a 0. Pertanto il campo di moto di un fluido incomprimibile, l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato di cinematica, è caratterizzato dall'equazione divergenza di v uguale a 0. Ci siamo? Il campo di moto di un fluido incomprimibile è, come si dice, indivergente, vale a dire che non presenta né sorgenti né pozzi. Vale a dire che è caratterizzato da linee di flusso che non si vanno sostanzialmente mai che non convergono mai in un punto, che non divergono mai da un punto. Ora, il fatto che l'equazione di conservazione della massa per un fluido incomprimibile non contenga derivate temporali ha alcune interessanti implicazioni. In particolare, l'implicazione fisica più importante è che una variazione di velocità in un punto ovviamente si risente istantaneamente in tutto il campo di moto. Mi seguite? Ovvio no. Perché se il mio campo di moto deve istante per istante soddisfare l'equazione divergenza di v uguale a 0, se interviene una perturbazione in un punto a cambiare la velocità in quel punto, ovviamente tutte le velocità debbono in qualche modo aggiustarsi, ovviamente quelle più vicine di più, quelle più lontane di meno, per far sì che venga comunque rispettata l'equazione di conservazione della massa. Pertanto il modello di fluido incomprimibile ha dentro di sé un assurdo fisico,
che dobbiamo tenere ben presente. L'assunto fisico è che all'interno di un fluido incomprimibile una perturbazione si propaga istantaneamente in tutti i punti del nostro corpo. Ve lo faccio capire con un altro esempio. Consideriamo un particolare sistema. Immaginiamo di avere a che fare con un serbatoio che riterremo a livello invariabile, dal quale si diparte una condotta che è chiusa all'estremità da quello che si chiama un otturatore, cioè un organo che mi consente di aprire o chiudere o comunque regolare il flusso della mia condotta. Questo è lo schema classico utilizzato per esempio all'interno degli impianti idroelettrici, nei quali a partire da un serbatoio di carico in qualche modo abbiamo una condotta forzata, un otturatore per regolare la portata che poi verrà in qualche modo turbinata dal nostro sistema di linea. Ora, in questi sistemi è di norma necessario regolare la portata per regolare la produzione di energia idroelettrica. In particolare, in molte situazioni è necessario fare questa regolazione in maniera assai rapida. Per fissare le idee, immaginiamo di effettuare una chiusura istantanea e completa del nostro otturatore a partire da un'iniziale condizione di moto stazionario. No, inizialmente il nostro sistema, il nostro otturatore è tutto aperto, definisce una certa portata con una certa velocità Vz. Adesso che faccio? Istantaneamente chiudo l'otturatore. È chiaro che questo è un discorso che sto facendo al limite, perché è chiaro che dal punto di vista pratico occorrerà sempre un certo tempo per chiudere l'otturatore, però questo tempo in generale può essere ridotto quasi a piacere, per cui immaginiamo di poterlo portare a zero. Ok? È chiaro che succede all'otturatore? Bene, nel momento al quale io ho chiuso l'otturatore, la velocità all'otturatore è ovviamente zero, no? Perché chiaramente l'otturatore diviene rapido. Che cosa succede alla velocità nel resto della condotta? Beh, ragazzi, anche la velocità nel resto della condotta non può essere zero. Perché? Perché se per caso, diciamo, non si arrestasse tutta la colonna liquida, ma solo una parte, ovviamente io mi troverei qua una velocità pari a zero, qua una velocità diversa da zero, e pertanto questa interfaccia si muoverebbe. Ma se questa interfaccia si muove, vuol dire che il liquido contenuto in questo volume viene compresso contro l'ipotesi di fluido incomprimibile che abbiamo fatto. Ma se si arresta tutta la colonna liquida, succede questo. Indichiamo con L la lunghezza della condotta e con sigma la sua sezione. È chiaro che la quantità di moto iniziale di questo sistema è pari a sigma per L per ρ per V0. Ci siamo? Perché il volume è sigma per L, la massa è ρ per sigma per L, la quantità di moto l'ottengo moltiplicato la massa per V0. Se nel momento in cui chiudo l'otturatore tutta la colonna liquida si arresta, accade che dopo un tempo detto infinitesimo la quantità di moto diventa zero e pertanto la variazione di quantità di moto in lunghezza è pari a questa. Ora, questa variazione di quantità di moto deve essere pari all'impulso della forza trasmessa dall'otturatore alla colonna liquida per arrestarla. Bene, dividendo per dt,
dividendo per dt, ottengo che la forza che si va a esplicare sul otturatore è pari al numeratore, che è una quantità finita, diviso il denominatore, che è una quantità infinitesima. Ne viene fuori che questa forza tende all'infinito. Quindi che ho un incremento di pressione infinito all'otturatore. Ora voi mi direte sì, ma questo assurdo deriva dal fatto che tu hai ipotizzato un tempo di chiusura esattamente zero. E avete ragione. Tuttavia, questo è anche quello che succede al limite per il mio sistema. Vale a dire che nella realtà, se avessi tempi di chiusura molto piccoli, io attingerei valori di forza e quindi di pressione assolutamente non fisici. Questo assurdo deriva dall'aver ritenuto il liquido assolutamente incomprimibile. Perché deriva dal fatto che una perturbazione che avevo qui si è propagata istantaneamente a tutto il mio sistema, coerentemente con quella che è l'equazione di conservazione della massa per il fluido incomprimibile, che non contiene derivate temporali. Nella realtà, il processo che si sviluppa in questa situazione va sotto il nome di colpo d'ariete. O Waterhammer, secondo la terminologia anglosassone. E corrisponde sostanzialmente a una propagazione di onde elastiche all'interno del mio sistema. In questo caso il processo può essere correttamente spiegato solamente portando in conto la compatibilità del sistema. Ci sono altre situazioni nelle quali ovviamente l'ipotesi di incomprimibile porta degli assurdi. Infatti noi sappiamo che il rumore di un'esplosione viene percepito dall'osservatore solamente quando gli arriva l'onda d'urto. Anzi, se pensate a quello che succede quando osservate un fulmine e poi il tuono che ne segue, ovviamente il tuono segue il fulmine perché ovviamente la velocità con la quale si propaga l'onda sonora all'interno del fluido aria è minore della velocità con la quale si propaga l'onda luminosa. Allora, tutti questi processi non possono essere descritti in ipotesi di fluido incomprimibile, perché nell'equazione di continuità per il fluido incomprimibile non contiene derivate temporali. Tuttavia, l'ipotesi di fluido incomprimibile funziona in tutta una serie di situazioni nelle quali non dobbiamo trattare questi processi. Quindi, in realtà, l'ipotesi di fluido incomprimibile, soprattutto per i liquidi e per i gas, come vedremo a basse velocità, funziona bene, a patto che non ci siano fenomeni come si dice bruschi, come quelli di cui abbiamo parlato, nei quali è essenziale seguire la propagazione di una qualche perturbazione. Ora, in generale l'equazione di continuità non basta a risolvere da solo il campo di moto, perché l'equazione di continuità, vi ricordo, contiene la densità e le velocità. Ora, la densità può essere espressa a mezzo della pressione e della temperatura termodinamica e poi ci sono delle velocità. Per cui da sola l'equazione di continuità non basta a risolvere il problema legato in un campo di moto. Tuttavia, mi basta stabilire se il campo di velocità che sto studiando è quello di un fluido incomprimibile e inoltre mi può servire a trovare le componenti della velocità mancanti per il mio sistema. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se avete un sistema di misura che per esempio è in grado di trovare due componenti su tre della velocità, come avviene per molti sistemi di misura delle velocità che si basano su piani di luce, su piani laser, perché si creano dei piani bidimensionali, l'equazione di continuità può servire a ricostruire quella che è la terza componente della velocità, quella nel piano ortogonale a quello di misura. Quindi ci sono già applicazioni di per sé alla sola equazione di conservazione della massa.
ma inoltre è molto interessante nel caso dei moti B, soprattutto dei moti bidimensionali dei fluidi incomprimibili, introdurre quella che si chiama funzione di corrente. Data l'equazione di continuità per un fluido incomprimibile e per un moto bidimensionale, quindi per un moto che avvenga fondamentalmente in un piano, xy, cioè u di x più v di y, definiamo u uguale a defin di y e v uguale a defin di x, sostituendo ovviamente nei viene fuori derivata seconda di phi rispetto a xy meno derivata seconda di phi rispetto a y di x uguale a 0. Ovviamente questa cosa vale per ogni funzione che sia derivabile almeno due volte, okay? Quindi deve avere a che fare con una funzione abbastanza regolare. Una funzione siffatta va sotto il nome di funzione di corrente. A che serve questa funzione di corrente? La funzione di corrente serve di fatto a ridurre la complessità del nostro problema, perché in realtà usiamo una funzione, una sola variabile piuttosto delle due componenti delle due variabili. E una volta che siamo con la funzione di corrente, ovviamente U e V possono essere calcolate, perché sono derivate della nostra funzione di corrente. Ora, si riconosce immediatamente che le curve a funzione di corrente costante sono le linee di flusso del mio campo di moto. E la differenza di φ di funzione di corrente tra le linee di flusso è pari alla portata volumetrica che defluisce fra le due linee. Queste considerazioni potrebbero essere dimostrate, ma non lo facciamo per verità. Tuttavia è importante rendersi conto che, poiché le curve a φ costante sono le linee di flusso del nostro campo di moto, e beh, noi ovviamente questo ci consente in qualche modo di risolvere il problema ricercando la nostra funzione φ. Osserviamo che cosa succede a una nostra linea di flusso. Consideriamo una linea di flusso. Una linea di flusso nel piano xy è ovviamente caratterizzata dall'avere di y in dB di x uguale a v su u. Perché? Per costruzione. Perché ovviamente le variazioni di x e di y della mia linea di flusso punto sono date dalle componenti della velocità, perché la linea di flusso è quella linea che è tangente punto per punto alla velocità, quindi questo viene pure per definizione. Allora da quella relazione viene pure immediatamente meno b di x più di y uguale a 0, e pertanto considerando la definizione che abbiamo visto prima, otteniamo defin di x più defin di y uguale a 0, che vale a dire che lungo una linea di flusso il differenziale totale, questo è il differenziale totale della funzione di corrente, lungo una linea di flusso il differenziale totale della funzione di corrente è 0. Quindi le linee a funzione di corrente costante sono le linee di flusso del mio campo di moto. Ok? Ora, la variazione di funzione di corrente tra due linee di corrente, tra due linee di flusso, è pari alla portata volumetrica che defluisce tra le linee di corrente stesse. E questo pure è semplice da valutare, nel senso che se abbiamo una linea di flusso 2 e una linea di flusso 1 caratterizzata da valore della funzione di corrente pari a φ2 e φ1, è chiaro che φ2 meno φ1 mi dà la portata che defluisce attraverso le due linee di flusso. Abbiamo detto che l'equazione di conservazione della massa non basta da sola a risolvere
il problema della rigenerazione in campo di moto, dobbiamo associarci una seconda equazione. La seconda equazione che andiamo ad associarci è l'equazione di conservazione della quantità di moto. Equazione di conservazione della quantità di moto che abbiamo già scritto nella sua formulazione globale, l'equazione di conservazione della quantità di moto si scrive in questa maniera: la somma delle forze di massa e delle forze di superficie eguaglia questi altri due termini, che con gli opportuni segni rappresentano i flussi di quantità di moto e il termine delle inerzie locali. Okay, no, questa è la stessa, il termine delle inerzie locali e i flussi di quantità di moto, pardon, okay? Che sono i termini che abbiamo già scritto quando abbiamo scritto l'equazione globale dell'idrodinamica. Questa è l'equazione globale dell'idrodinamica. Ora, per trasformare questa equazione in un'equazione indefinita, la prima cosa che facciamo è trasformare l'integrale di superficie in integrale di volume a mezzo del teorema della divergenza. L'integrale di superficie sono questo che rappresenta quelle che sono le forze di superficie e questo che rappresenta i flussi di quantità di moto. Ovviamente a mezzo del teorema della divergenza possiamo descrivere questo termine che rappresentava le forze di superficie, sigma e j rappresenta la componente puntuale dello sforzo che ho punto per punto. Bene, questa viene descritta a mezzo del teorema della divergenza allo stesso modo per quanto concerne i flussi di quantità di moto. Vado pertanto a trasformare la mia equazione globale in un'equazione che è l'equazione nella quale comparivano sia integrali di volume che integrali di superficie, in un'equazione nella quale compaiono solamente integrali di volume. Gli integrali di volume possono pertanto essere sommati, e otteniamo quello che ho scritto qui alla lavagna. È chiaro che per poter essere zero questo integrale, qualunque sia il volume di controllo CV, deve essere nullo l'integrando, e pertanto l'equazione di conservazione della quantità di moto indefinita si scrive in questa maniera. Abbiamo questo termine che rappresenta la variazione locale di quantità di moto, questo termine che rappresenta il flusso di quantità di moto, questo termine che rappresenta le forze di massa, G rappresenta la forza specifica di massa, l'ultimo termine che rappresenta gli sforzi, no? Quindi le forze di superficie. L'equazione così scritta va sotto il nome di equazione di Cauchy o equazione indefinita del moto. Ci siamo? Ora, sfortunatamente questa equazione non c'è molto utile. Perché? Perché, ragazzi, questa è un'equazione vettoriale, quindi sono tre equazioni scalari. L'associo all'altra equazione scalare che rappresenta la conservazione della massa. Ho pertanto quattro equazioni scalari. Tuttavia, le mie incognite si sono moltiplicate perché? Perché ho le sei componenti del tensore delle tensioni. Vi ricordo che il tensore delle tensioni è simmetrico, no? È 3x3, quindi ha sei componenti indipendenti. Ho la densità ρ ed ho la velocità v. Quindi, in definitiva, io ho 10 incognite per 4 equazioni. Mi occorrono pertanto ancora 6 equazioni per chiudere il problema, per bilanciare incognite e equazioni e poter risolvere il problema. Ora, il primo passo è quello di scomporre il tensore delle tensioni in due parti.
una parte sferica e una parte deviatorica. La parte sferica è quella che rappresenta le pressioni. Ragazzi, qua ci ho messo il meno davanti perché mi sto riferendo in forma generale alla struttura zero delle tensioni e quindi alle tensioni di trazione intese come positive. In questo senso va messo un segno meno davanti alla pressione, che è per definizione positiva. Okay? E poi abbiamo un secondo addendo con termine deviatorico, cosiddetto deviatore delle tensioni viscose. In realtà non è che ho migliorato troppo la situazione, perché avevo 6 incognite, con questa trasformazione le incognite sono diventate 7, perché ho introdotto la pressione. Però in realtà ho fatto il primo passo, ho scomposto gli sforzi normali e gli sforzi tangenziali, perché adesso il passo successivo è quello di legare, le nostre tensioni alle velocità di deformazione. Perché? Perché noi sappiamo che per quanto concerne i nostri fluidi, in generale esiste una relazione tra quelli che sono gli sforzi tangenziali e quelle che sono le velocità di deformazione. In particolare, la relazione classica che abbiamo visto e che vale per buona parte dei fluidi di nostro interesse è quella cosiddetta di Newton, nella quale lo sforzo tangenziale è direttamente proporzionale alla velocità di deformazione angolare. Ora, relazione che è espressa da quella relazione là sotto, che se volete è una relazione analoga a quella che è la legge di Hooke per i solidi elastici, solo la differenza tra un solido fra virgolette elastico e un fluido fra virgolette elastico è che mentre per il solido elastico la proporzionalità è fra sforzi e deformazioni, qua per il fluido elastico la proporzionalità è fra sforzi e velocità di deformazione. Si comportano dal fluido newtoniano una parte dei fluidi di nostro interesse, l'acqua, gli idrocarburi, gli oli, in generale sono fluidi newtoniani, i gas di norma, se sono reali, si comportano da fluidi newtoniani dal punto di vista delle resistenze. Esistono tuttavia alcuni fluidi di interesse tecnico, che non si comportano sui newtoniani. Tra questi, alcuni di interesse, di grosso interesse, sono quelli cosiddetti dilatanti oppure pseudoplastici, che hanno comportamenti non lineari. Interessanti comportamenti sono questi caratteristici, per esempio, delle vernici, oppure di un fluido particolare, che è quello costituito da una sabbia a granelli molto fini che potrebbe essere modellata come un fluido. E poi sono le paste, per esempio le paste industriali, che hanno un comportamento ancora un po' più particolare, che prevede innanzitutto uno sforzo di soglia che se non viene superato non dà luogo a movimento, e poi un comportamento di tipo lineare. Questo è il comportamento cosiddetto plastico alla Bingham, comportamento plastico alla Bingham, che è caratterizzato, vi dicevo, per esempio tutte le paste industriali di un dentifricio, ma anche per esempio la lama che esce da un vulcano. Ci sono molti fluidi di interesse tecnico che entrano in questo modello. Tuttavia noi ci concentreremo sui fluidi newtoniani. E andremo a specializzare il nostro legame tra sforzi e velocità di deformazione angolare attraverso la relazione che ho scritto là nella slide. A questo punto possiamo sostituire la misura newtoniana all'interno del nostro tensore delle tensioni.
si ottiene quello che sta scritto alla lavagna, dove la qualità delta IJ è il cosiddetto delta di Kronecker, nel senso che delta fa 1 se I è uguale a J, fa 0 se I è diverso da J. Pertanto mi consente di rappresentare il tensore e le pressioni, mentre il secondo metodo, il deviatorico, viene espresso a mezzo delle velocità di deformazione. Questa cosa ci consente di tirare via sei incognite, cioè mi consente di tirar via le sei componenti del tensore delle tensioni, perché le sei componenti del tensore delle tensioni vengono espresse a mezzo delle componenti delle velocità. Ora, qui ho usato le rappresentazioni delle velocità angolari che abbiamo ricavato quando abbiamo fatto le lezioni relative alla cinematica dei fluidi, per cui vi invito a riguardare quella parte se non vi ricordate completamente. A questo punto che succede? A questo punto succede che, andando a sostituire le sigma ij all'interno dell'equazione di Cauchy, ottengo questa equazione, ok? In forma assolutamente compatta, dove questo termine e questo termine, il primo e il terzo termine del secondo membro, rappresentano gli sforzi di pressione e tangenziali. Questo termine rappresenta la derivata totale della velocità, quindi c'è sia la derivata locale sia quella convettiva, e questo termine rappresenta le forze di massa. Ora, se considero un fluido incomprimibile e associo l'equazione di continuità, il sistema risulta essere un sistema chiuso. Ho quattro equazioni in quattro incognite, dove le quattro incognite sono tre componenti della velocità e la pressione. Se invece voglio considerare il campo di moto di un fluido comprimibile, devo associare a queste equazioni l'equazione di stato, che rappresenta le variazioni della densità con la pressione. In questo momento sto prescindendo da quelle che sono le variazioni di temperatura, quindi sto scrivendo un modello valido per un fluido isotermo. Se volessi scrivere un modello valido in condizioni di fluido non isotermo, quindi in condizioni più generali, l'equazione di stato che dovrei associarci è l'equazione di stato generale, nella quale la densità è funzione della pressione e della temperatura. E ovviamente occorrerebbe associare a queste equazioni, che vanno sotto il nome di equazioni Navier-Stokes, dovrei associare a queste equazioni l'equazione di trasmissione del calore, ok? L'equazione di trasporto del calore, perché l'equazione di trasporto del calore, producendo le variazioni di temperatura localmente, produrrebbe di per sé il suo effetto su terra, sulla densità, ok? Quindi in ogni caso siamo in grado di arrivare a costruire un modello chiuso, ma in questo momento, per fissare le idee, faremo riferimento comunque al modello di fluido incomprimibile, con tutte le particolarità che abbiamo citato, e in questo caso abbiamo visto che bastano le due equazioni Navier-Stokes, l'equazione vettoriale del moto, sono tre equazioni scalari, l'equazione scalare di continuità, che è un'equazione scalare, a chiudere il mio problema. Ho quattro equazioni scalari, tre del moto e una della continuità, nelle mie quattro incognite, tre componenti della velocità e la pressione. Questo sistema oppure basta, diciamo, a risolvere il mio problema. Ovviamente le equazioni possono essere scritte oltre che in quella forma vettoriale che avete visto in molteplici altre forme. Per esempio qui trovate le equazioni Navier-Stokes scritte in coordinate cartesiane, e io trovo che sia abbastanza utile guardarle scritte in coordinate cartesiane, perché ci consentono di capire meglio il significato di differenti termini,
in particolare osservate come l'equazione della qualità di moto, questo primo membro rappresenti la variazione di qualità di moto, questa legata alla derivata locale e questa legata alla derivata convettiva, mentre il secondo membro rappresenta quelle che sono le forze agenti, forze di massa e forze di superficie, no? Il primo e il terzo termine, qui il terzo termine del secondo membro. Questa equazione è un'equazione non lineare. È un'equazione non lineare in particolare per la presenza del termine convettivo. La presenza del termine convettivo, che introduce una non linearità nell'equazione, fa sì che di norma non esistano soluzioni analitiche di queste equazioni se non in situazioni molto particolari, qualcuno la vedremo, introduce anche tutta una serie di complessità nel sistema, delle quali poi anche parleremo con un po' più direttamente. Vi suggerisco di dare un'occhiata al testo per l'equazione coordinate cilindrica, solo un pochettino più complessa dal punto di vista strutturale. Volevo semplicemente invece segnalarvi la notazione di tipo tensoriale che spesso si usa per la scrittura dell'equazione di Stokes, che risulta molto utile. Come si utilizza la notazione tensoriale? La notazione tensoriale è quella caratteristica, come si dice, gli indici ripetuti, nel senso che se io ripeto un indice all'interno di un'espressione vuol dire che voglio intendere la somma su quell'indice. Allora, nel momento nel quale scrivo dei xi, voglio dire devi sommare su tutti i pedici i, x, y, z, ok? Questo mi consente di scrivere in una forma molto più compatta una serie di termini, come per esempio, vedete il termine convettivo, perché qua ho una ripetizione dice j, un j di x, j, che mi dice che devo fare una somma su tutte le componenti della velocità e così via. Bene, ora che disponiamo del nostro sistema di equazioni differenziali, è in linea teorica possibile risolvere i nostri problemi legati al campo di moto. Ovviamente per farlo abbiamo, per particolarizzare il tipo di problema il quale vogliamo trattare, dobbiamo caratterizzare la geometria del nostro problema con delle condizioni iniziali e ai limiti, più che al contorno, se vuoi dire, molte. In generale distinguiamo quelle che sono le condizioni al contorno in condizioni iniziali, cioè quelle che sono date al tempo zero del nostro dominio, e condizioni ai limiti, che sono quelle che sono date sul contorno del nostro dominio per tempi successivi. Saranno proprio le condizioni al contorno a caratterizzare il particolare problema del quale vogliamo parlare. Questo lo analizziamo dopo giusto 5 minuti di pausa.